Ecco, allora andiamo a continuare. Lunga serata stasera, tanti ospiti. E va bene così. Faremo l'antinfluenzale domani, come ci ha suggerito il dottore Cucciano. Allora, bando agli scherzi. Abbiamo aperto questa trasmissione ricordando che domani a Caltagirone, ma in tutte le città d'Italia, si terranno convenzioni comunali in preparazione alle primarie del Partito Democratico, che saranno celebrate il prossimo 8 dicembre. Proprio oggi a Caltagirone si è costituito il comitato a favore della candidatura di Gianni Cuperlo, che è, diciamo, il protagonista più accreditato assieme a Renzi per avere l'investitura anche per le prossime primarie. Benvenuta a Concetta La Rosa, tesserata del Partito Democratico. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E benvenuta Giacomo Pulvirenti, tesserato del Partito Democratico, Tesserato anch'io o del partito. dirigente. Tesserato. Tesserato, in questo momento siete Dirigente. tutti tesserati, Esattamente. perché diciamo non ci sono gli organi di partito ancora, no? Giusto Non giusto. o no? Va bene, allora mi parlate di questa nuova cosa, questo nuovo accadimento, oggi proprio la costituzione del comitato a favore di Giovanni Cuperlo. Giovanni o Gianni? Gianni Cooperlo. Gianni Cuperlo. Gianni Cuperlo, ecco come nasce, quali sono le finalità, perché domani gli iscritti al Partito Democratico devono votare Gianni Cuperlo. Io in apertura di trasmissione ho parlato con uno della mozione Renzi e credo che sia la stessa cosa. Ricordo altresì che la convenzione è aperta domani mattina a Palazzo Re Burdone dalle 10 di mattina, poi si comincerà a votare, ma solo per gli iscritti al Partito Democratico, alle ore 14, 30. dalle 14 in poi, no? Prego, signora Gianni La Rosa, Concetta La Rosa. Sì, come lei diceva, si è costituito oggi pomeriggio il comitato per Gianni Cuperlo, candidato a segretario nazionale del Partito Ma Democratico. prima deve passare le primarie, già lo avete candidato? Candidato, no, è candidato, segretario nazionale del Partito Democratico, poi con le primarie che si svolgeranno l'8 dicembre verrà, Candidato. Poi diciamo. un'altra storia. Quella è un'altra storia, sì, poi da lì si capirà chi è il segretario che guiderà il Partito Democratico in Italia. Io perché sosteniamo Gianni Cooper. Cuperlo? Quali sono le ragioni per cui sosteniamo Gianni Cuperlo? Io prima di individuare esattamente, di spiegare quali sono le ragioni fondanti per cui noi sosteniamo e crediamo che Gianni Cuperlo possa essere la persona, l'uomo adatto alla guida io dico del più grande partito che c'è in questo momento in Italia, che chiaramente non è un movimento, non è un'associazione, ma è un partito e tale se ci sono certe condizioni, certi criteri che lo fanno essere un partito. Mi piace spendere due parole, credo che sia importante spendere due parole per Gianni Cuperlo come uomo e come persona, e non partendo dalla sua biografia, che possibilmente può interessare gli iscritti al partito e non gli iscritti al partito. Ma ritengo che Gianni Cuperlo è importante dire che un uomo di partito è un funzionario di partito. E lì dove magari in certe situazioni si è avuta la tendenza a pensare che il funzionario di partito o chi è soltanto funzionario di partito possa essere, diciamo, un aspetto negativo della cosa, io ritengo che per il ruolo per cui lui ha dato la sua ampia disponibilità, che è quello della guida a un partito, al più grande partito in Italia, è un partito che come fine ha quello e si presuppone davanti quello di guidare il prossimo governo, le prossime elezioni. Ritengo che è necessario che il segretario del partito sia una persona che faccia questo a tempo pieno e che non possa farlo nei ritagli di tempo, perché la guida di un partito è anche una visione futura di quello che deve essere il paese. Non si deve soltanto, diciamo, pensare a una questione legata al governo del paese, ma deve dare un'idea di progettualità e di visione di futuro per il paese tutti. E quindi
Gianni Cooperlo per me è la persona adatta in questo senso, senza negare che è una persona che esprime una certa cultura, una certa carattere intellettuale molto spiccato, e devo dire pure che non è una cosa che c'è, esiste e che in più non si può dire che l'intellettualità o la cultura di una persona sia un elemento negativo, è un elemento in più, ma a quello c'è la concretezza nelle azioni che si evince e si trapelano dalla mozione presentata da Cooperlo per queste durante questa campagna che è per la rivoluzione della dignità, così è la mozione di Cooperlo. Dignità ha un significato molto ampio, magari il titolo della mozione può essere, diciamo, un titolo che non è facilmente afferrabile come significato, ma è sicuramente un titolo che porta in sé una parola tanto importante, che è quella della dignità, che ha un significato preciso in questo momento, penso nella vita di ciascuno di noi, ma in questo momento particolare. Ma su questo magari ci ritorno dopo, sulla questione della dignità, perché poi, diciamo, è quell'elemento importante che spiega le ragioni anche del sostegno a Gianni Cooperlo per le azioni che lui vuole mettere in campo. Io prima dicevo che ritengo che ci sono due questioni fondanti che ci fanno sostenere Gianni Cooperlo. La prima è l'idea del partito di Gianni Cooperlo. L'altra sono le politiche e le priorità che Gianni Cooperlo ha messo nella sua mozione e in quello che lui pensa come debba essere il partito e quello che debba fare il partito per il paese. Sul partito, le ragioni per cui ci convincono, noi ci stiamo abituando a fatica a un linguaggio che non è molto comune, non è molto convenzionale anche, un linguaggio moderno, che è quello di, ad esempio, di parlare di momenti di organizzazione, di partito, di enti, di organismi, e di affiancare a questi una parola che è quella di liquido, un partito liquido. Io, la mia valutazione è quella che sulla parola partito liquido, diciamo, si apre a tanti significati, a tante interpretazioni. La gente, voglio dire, magari è anche un po' stanca di avere un linguaggio che non è chiaro. Può essere anche, dice, liquido, sono bevuti. Liquido, può essere pure che liquido è una cosa che non ha concretezza, giusto? Perché è una cosa che è liquida, non la prendi, non la tocchi, non c'hai quella fisicità della cosa. A me non è una parola che non piace. Io non voglio, ad esempio, io non voglio un partito liquido se lo intendiamo con questo significato. La mia idea di partito è esattamente l'idea di partito che ha Gianni Cooperlo. L'idea di un partito che intanto snello sicuramente. E forse questo liquido vuole dire snello sicuramente, ma che è un partito che fa riscoprire dal basso la partecipazione degli iscritti a questo partito, che non deve essere più concentrata nelle mani di pochi e del potere, ma che l'elaborazione al progetto, alla progettualità, all'idea di partito, di quello che si deve fare del paese, possa partire dalla base, dagli iscritti, da quelli che montano il gazebo, a quelli che si spendono anima e corpo durante le campagne elettorali. Quindi una partecipazione attiva degli iscritti. Ma anche un partito che è più snello, anche meno farraginoso, meno complicato, anche se noi sappiamo che... meno strutturato. Diciamo, meno strutturato, anche se noi sappiamo che, ad esempio, il Partito Democratico vige di una regola che io ritengo assolutamente sana, che è quella dell'esercizio della democrazia. Ma l'esercizio della democrazia forse è la cosa più difficile che esista nel paese, che esiste. Perché l'esercizio della democrazia ti dà veramente la possibilità di discutere in maniera differente l'uno dall'altro delle questioni, e spesso questo esercizio della democrazia crea anche delle divisioni. È necessario superare il sistema correntizio che esiste nel Partito Democratico. È chiaro che è una falla e quella deve essere contenuta, ma il partito deve essere anche un partito plurale, deve essere un partito che dà la possibilità a chiunque di dire
di esprimere il proprio pensiero, di partecipare. L'importante è sapere però che poi dentro un partito si fa c'è la squadra, cioè si adopera tutti, io la penso in un modo, ma si ci adopera tutti affinché si trovano le soluzioni adatte a quelle che è la richiesta del paese, della gente, quella per cui bisogna nuovamente trovare questa incollarsi, che forse questa scollatura un po' c'è stata fra il partito e la gente. Ma l'altra ragione è quella che mi sta più a cuore, anche per l'attività che svolgo di dirigente sindacale, è la sua vicinanza e la sua riscoperta dei valori della sinistra. Cioè, Cooper lo dice, noi non dobbiamo essere un partito che si sposta a sinistra, noi dobbiamo essere il partito della sinistra. E la sinistra ha dei valori, può essere una sinistra moderna, ma deve riscoprire i valori radicali della sinistra. E i valori radicali della sinistra sono quelli, quando ad esempio Cooperlo indica una priorità nella sua mozione, e la priorità nella sua mozione è il lavoro. E quindi, quando un candidato segretario al partito pone al centro della sua mozione, come punto focale, come punto primario su cui partire il lavoro, io ritengo che forse ci stiamo riappropriando di quello che per un periodo di tempo abbiamo dimenticato. Il lavoro con tutte le sue sfaccettature, e quando lui ha l'attenzione per il lavoro precario, per la nuova povertà che si sta sempre di più accentuando nel nostro paese, una povertà che non è soltanto la marginalità sociale, che sappiamo che esiste, c'è, ma è la nuova povertà, e quindi quando lui parla di redistribuzione, di restituzione, questi sono temi e sono aspetti che il sindacato, strumenti di lavoro del sindacato su cui noi ogni giorno ci spendiamo e su cui ogni giorno lavoriamo. Io voglio su questa cosa un attimino specificare, cioè voglio approfondire, cioè evidenziare il fatto che il sindacato comunque, perché c'è stata una lunga diatriba su questa questione, chiaramente è una questione molto complessa, complessa anche per me, però che esiste, noi rivendichiamo un'assoluta autonomia dal partito, il sindacato svolge un ruolo, un compito, il partito e la politica ne svolge un'altra, però non possiamo nasconderci dietro un dito quando noi diciamo che anche per un sindacato è più facile interloquire se è al governo, se è il partito che è al governo di questo paese è un partito di sinistra che con noi condivide certe questioni, che con noi condivide il problema dell'equità, della redistribuzione del reddito, della restituzione, e quindi è chiaro che per noi questa ma lo deve essere anche per il partito. E quindi quando Cooperlo dice che non si può mettere al centro il lavoro e dire poi che i sindacati sono da cancellare perché fanno una vecchia perché sono vecchi, perché non servono, perché non lo puoi dire una cosa di questo genere, non puoi pensare di mettere al centro il lavoro e di lasciare e di pensare che il sindacato italiano, ma io come diciamo dirigente sindacale della CGIL lo dico, ma suppongo che quando lui parla di sindacato italiano penso che questa cosa la debbano sentire anche tutti i miei colleghi che negli altri che sono nella Confederazione, CISL, UIL, tutti quelli che lavorano nel sindacato e che rappresentano un baluardo della democrazia. E allora non si può parlare di lavoro se non puoi parlare e non dai e non rispetti un ruolo e un compito che è affidato al sindacato. Io ritengo che sono importanti questi temi e sono questi che ci convincono al sostegno di Gianni Cooperlo, oltre a tante altre questioni che chiaramente quella del lavoro è primario, ma anche quella della visione dell'Europa che ha Gianni Cooperlo. Questo magari lo approfondiamo in un altro momento perché ho dei tempi molto, molto stretti, però credo che sia chiaro, diciamo, la posizione del perché voi sostenete
la candidatura a segretario di Gianni Cuperlo. Grazie comunque a Concetta La Rosa, grazie dirigente della CGIL, sì, perché ancora non avevo capito qual era il sindacato, parlava CGL. Di sindacato, se non ho capito bene, no, che mi pare che la giacca è così, rossa è per questa? No, per questo no, mi piace il rosso. Ah ecco, però... ma io l'ho messa là perché col nero di fondo praticamente stava ci benissimo, bene. Cioè, molto berlusconiano, molto milanista. No, no, sto scherzando, dai, una battuta. Era una battuta. Il rosso, rosso cuore. Guarda. Era una battuta per far ridere l'avvocato Giacomo Pugliarelli. Giacomo, prego, a te posso dirlo di sì, stringare io, perché sì, Concetta La Rosa, onestamente, mi serva tutto il tempo. Dai. Mi sforzerò di essere brevissimo, anche perché Concetta ha perfettamente rappresentato, diciamo, quali sono le ragioni appunto del sostegno del comitato che si è costituito a Caltagirone a sostegno della corsa di Gianni Cuperlo a segretario nazionale del Partito Democratico. Io mi permetto di aggiungere soltanto pochi flash. In questo processo di avvicinamento a questa scadenza, io francamente mi sono posto delle domande che vanno al cuore, diciamo, della crisi di tutti coloro i quali, come me, da tanti anni militano in un partito. Cioè, io mi sono posto davanti una domanda: oggi, nel 2013, alle porte del 2014, ha ancora senso l'esistenza di un partito? Un partito politico assolve ancora ad una funzione in un paese democratico come l'Italia? Oppure, per esempio, ha ragione Grillo nel dire che i partiti vanno spazzati via perché sono la causa del male della nostra democrazia, del nostro paese? Beh, io ripeto, come dire, mi faccio sfiorare dal dubbio nelle cose, quindi quando sento delle analisi che oltretutto hanno un seguito nell'elettorato, nell'opinione pubblica, penso di avere il dovere di interrogarmi rispetto a questi temi. Chiaramente, se oggi sono qui è perché mi sono dato una risposta ben precisa a questa domanda. La risposta che io mi do è che, dal mio punto di vista, il bene più prezioso che esiste nel nostro paese è la democrazia. La democrazia probabilmente è un sistema imperfetto, ma ad oggi è il migliore sistema che sia stato inventato. E se noi riteniamo che la democrazia sia un valore assoluto, dobbiamo fare discendere da questo assioma un corollario semplice, e cioè che noi non possiamo fare a meno dei partiti, perché nel mondo non esistono democrazie senza partiti. Gli unici esempi di democrazie senza partiti sono le democrazie sudamericane, che però sono, come sappiamo bene, democrazie finte. Generis, diciamo. Democrazie finte, chiamiamo le cose con il loro nome. Una democrazia seria, una democrazia autentica, non può fare a meno dei corpi intermedi come sono appunto quali sono appunto i partiti. Allora noi, per tutelare la democrazia, se abbiamo a cuore le sorti della democrazia, dobbiamo prenderci cura dei partiti. Non possiamo continuare campagne volte a vilipendere i partiti, volte a denigrare i partiti. Dobbiamo, tutte le persone di buona volontà, colonizzare i partiti, perché chiaramente i partiti così come sono non vanno bene. Io per esempio non ho stima di quei dirigenti del PD che non fanno altro che sparare a zero contro il PD, perché questo fa moda, perché questo in qualche modo fa tendenza. Non ha senso, perché anche quello è rincorrere il vuoto consenso, diciamo, nel medio termine, ma alla lunga non ha senso, significa segare il ramo su cui si è seduti. Il ragionamento quindi lo schematizzo così: io credo che la democrazia sia un valore assoluto, la democrazia non può fare a meno dei partiti, i partiti quindi vanno non abbattuti ma rigenerati. Questo chiaramente non è una difesa corporativa del bidone vuoto. Neanche a me sta bene il partito così com'è. Anche io penso che il partito vada rinnovato, vada svecchiato, vada riformato nelle sue classi dirigenti, nelle sue regole. Questo è chiaro. Infatti questo congresso non sviluppa la dicotomia tra chi vuole conservare lo status quo e chi vuole invece rottamare tutto, perché così riusciremo a raggiungere il sol dell'avvenire. Tutti qui vogliamo una rifondazione del Partito Democratico, una riorganizzazione, un rilancio delle ragioni del Partito Democratico. Sono diverse le ricette. Dal mio punto di vista, c'è chi propone una ricetta per certi versi magari suggestiva, affascinante,
che è quella del giovane rampante che buca il video, che sa dire le parole giuste al momento giusto, che ha sempre la battuta pronta, ma che di fatto ci consegnerebbe non un partito rigenerato, un partito rifondato, un partito migliorato, ma ci consegnerebbe un partito che da partito diventa comitato elettorale, un partito che viene schiacciato dalla figura ingombrante del leader e che diventa asfittico e che quindi rischia di morire. Cioè, in buona sostanza, quello che con una determinata prospettiva noi rischiamo di vedere è un film per cui partiamo per rottamare una classe dirigente e arriviamo e rottamiamo un partito intero. Dall'altra parte invece si vuole, questa è la prospettiva di Gianni Cuperlo, si vuole tentare di riformare il partito partendo dal dare al partito un segretario che faccia il segretario a tempo pieno. Io non penso che in questa fase il Partito Democratico possa permettersi un segretario unettrino capace di fare contemporaneamente il sindaco di una delle più importanti città del mondo, appunto il segretario nazionale di un partito e domani magari il premier di questa nazione. Noi abbiamo bisogno di un partito che abbia un segretario a tempo pieno, un segretario che abbia un'idea del partito, per il quale il partito non è l'ingombro, non è l'impiccio che frena come dire, il volo del leader. Il partito è una fucina di programmi, di idee, di progetti, di lavoro che poi vanno trasferiti all'interno delle istituzioni. Io credo che la classe dirigente del Partito Democratico vada certamente cambiata, ma noi non cambieremo la classe dirigente del PD, non elimineremo i problemi del PD se ci leviamo un segretario per mettercene un altro. Noi rilanceremo le ragioni del Partito Democratico se riusciremo finalmente a trasformare questo partito non dal partito, diciamo, delle correnti, degli scontri dei gruppi dirigenti, dei gruppi di potere, in un grande partito di massa che sappia coinvolgere e sviluppare in un processo virtuoso la base. E credo che questo è il progetto che abbia in testa Gianni Cuperlo, credo che questo sia il progetto che possa rigenerare le sorti del Partito Democratico e queste sono le ragioni per cui io sostengo Gianni Cuperlo. Bene, chiudiamo questo spazio. Ringraziamo l'avvocato Giacomo Pulvirenti e la signora Concetta La Rosa, dirigente della CGIL, tesserati del Partito Democratico, che sono venuti stasera a presentare, appunto, intanto a ufficializzare il comitato Gianni Cuperlo e che domani sono impegnati, domani sabato 16, in questa convenzione comunale per la scelta dei candidati che dovranno confrontarsi alle primarie del prossimo 8 dicembre. Se posso dare solo un'informazione, giusto perché è una decisione presa dal comitato appunto oggi pomeriggio, domani il capolista della lista appunto a sostegno di Gianni Cuperlo sarà Marilena Samperi, mentre la mozione di Gianni Cuperlo al congresso sarà illustrata da Enzo Di Stefano. Ho capito. Quindi dicevo, domani convenzione comunale per la scelta del candidato praticamente che dovrà partecipare alle primarie. La differenza qual è per i meno adusi e per chi non è tesserato del PD, ma che possa avere simpatie per il centrosinistra, voglio dire, che domani queste elezioni sono all'interno dei tesserati al Partito Democratico, invece giorno 8 per le primarie nazionali sarà aperto a tutti iscritti e non iscritti, simpatizzanti, comunque gente che è orientata a votare per il centrosinistra. L'ha detto così? Esattamente. L'ha detto così? Va bene così. Chiudiamo qua allora. Grazie. L'appuntamento domani è, ripeto, dalle ore 10 a Palazzo Re Burdone, poi le elezioni, comincerà la discussione delle varie mozioni, naturalmente, il confronto, la mozione di Renzi, la mozione di Cuperlo, mi pare c'è una terza mozione, Civati e poi c'è un ultimo povero Cristo. Pittella. Penso, non è un ultimo porto, così voglio dire, nel senso che mi pare che non abbia molte chance, diciamo, però l'importante è partecipare, diciamo, in questo gioco. Dai primi congressi che si sono celebrati in vari circoli in tutta Italia è emerso, diciamo, che la partita è tra Cuperlo e Renzi. E in questo senso io rivolgo un appello
agli elettori in questa fase di tesserati e poi agli altri di come dire, esprimere un voto utile, per cui chi legittimamente ritiene che la prospettiva migliore per il Partito Democratico sia quella di Renzi fa bene a votare Renzi, chi invece ritiene che sia utile sostenere un'altra causa per un'altra visione del partito, ecco, l'appello che faccio è quello proprio al voto utile per Gianni Cuperlo, perché, diciamo, ripeto, non da sondaggio, da opinioni, ma dai dati che sono fin qui emersi, è, diciamo, il principale competitore di la CGIL, che non è un partito, ma guarda caso è molto vicino, diciamo, al PD, quindi ha fatto una scelta su Cuperlo o è una scelta personale, Concetta La Rosa? No, io come le dicevo è chiaro che... Non facciamo la discussione tutta però. No, non gliela faccio tutta, però mi pare normale che un'organizzazione sindacale non può... ha fatto una scelta, diciamo che... Che a sostegno non della mozione Cuperlo. Che diciamo. La maggior parte è a sostegno della mozione di questo Gianni Cuperlo. Perfetto, questo volevo capire per la questione di chiarezza anche nei confronti degli astanti che ci hanno ascoltato, per cui è giusto certo, che sia così. Ed è bello quando le organizzazioni di categoria, sindacali o le persone si manifestino per quelli che sono, senza ambiguità. Ecco, io apprezzo che la CGIL, nella fattispecie, dice: noi sosteniamo fin da ora la mozione Cuperlo. Domani può venire, non so, la CISL è schierata più o meno nel PD, mi pare, no? No, vabbè, non ci sono sa tanti dirigenti, ci sono tanti dirigenti della CISL che fanno parte, ecco, ma qui PD, la CGIL si sta giocando la partita e se la sta giocando in questo modo, chiaro che... e netta, come sempre abbiamo detto che bisogna rivolgersi agli astanti, chi ha rapporti con interlocutori, è giusto che praticamente l'idea se la chiara. Questo porto sempre acqua al mio mulino, nel senso che chiaro, anche l'emittente televisivo, gli organi di informazione devono avere il coraggio di dire come la pensano, non di lasciare alla libera interpretazione agli astanti, diciamo. Prego. No, dico, è chiaro che io mi associo anche all'appello al voto utile che ha fatto Giacomo Pulvirenti, e lo faccio come tesserata e come iscritta al Partito Democratico. È chiaro, giusto. Ho presentato poi, come tesserata. Poi chiaramente, certo, poi c'è chiaramente le ragioni per cui un'organizzazione sindacale decide di sostenere Gianni Cuperlo, per quello che le ho detto poc'anzi. Però perché, la domanda però toccata e fuga, il vostro segretario nazionale, come si chiama? La Camusso ha detto che non andrà a votare alle primarie. Non è un po' svilirla questa cosa? Ecco, mi piacerebbe affrontare questo argomento, ma lo rimando a lunedì, magari con il segretario del partito, per parlare. Pensavo con la Camusso, no? No, vorrei avere la Camusso, vorrei avere Prodi, perché sarebbe interessante capire la differenza che c'è tra partecipare alle convenzioni comunali e partecipare alle primarie. Forse per un tesserato la differenza è veramente sostanziale. Diciamo che la vostra scelta più importante probabilmente è quella di domani 16 novembre. Io personalmente considero un'assurdità, un errore clamoroso il fatto che il segretario del partito venga eletto da chi del partito non fa parte. Io sono d'accordo con te. Se parliamo di scegliere il candidato premier, se parliamo di scegliere il candidato sindaco, se parliamo di scegliere il candidato a qualunque carica, ma il candidato segretario di un partito, cioè chi deve essere posto a capo di un'organizzazione, se lo sceglie l'organizzazione. Ma queste, vi siete date queste regole, cosa volete? No, ma in democrazia abbiamo detto, in democrazia ci possono essere opinioni diverse. Io faccio parte del PD, salvo poi il PD ha questa regola e la rispetto, salvo ma poi non sono sospendere d'accordo i tesseramenti d'amblè, diciamo. Beh, giusto? Allora, su questo se, no, se, anche se là, introduci si questo... No, brevissimamente faccio presente per rivendicare, diciamo, per rivendicare, come dire, il ruolo di Caltagirone. A Caltagirone è successo che il numero di tesserati si è chiuso in calo, quindi nessun incremento anormalo, e ciò è frutto della fortunato serietà. Sì, io ho parlato del dato complessivo. Complessivamente tra il 2012 e il 2013 qualche nuovo iscritto l'avete trovato? Sì, ma quelli che se ne sono andati sono di più di quelli che non hanno rinnovato la tessera fino ad oggi, che speriamo magari di convincerli domani, sono di più di quelli nuovi. Ma perché si può continuare a tesserare? Non si potrà partecipare alla convenzione del tesserandosi adesso, ma chiaramente il tesseramento è sempre aperto. Chiaro. E questo è successo per una ragione molto semplice, perché abbiamo impostato la questione in maniera seria, per cui i nuovi tesserati che volevano nel 2013 prendere la tessera del PD non potevano farlo attraverso, diciamo, vie poco limpide, dovevano farlo presentandosi nei giorni e negli orari prestabiliti presso la sede del partito. Quindi
nessun trucco e nessun inganno. Devo velocizzare perché c'è Enzo Nicoletti che deve proseguire con la trasmissione. Grazie a Concetta La Rosa, tesserata del PD, ma dirigente della CGIL. Grazie a Giacomo Pulvirenti, tesserato del PD, ex dirigente del PD. Non lo so. grazie, in bocca al lupo. Poi avremo modo di approfondire tutto questo argomento lunedì prossimo, buonasera, almeno per quanto riguarda quest'altra fase, diciamo, di questa grande maratona del Partito Democratico, perché in queste ore stiamo seguendo anche un'altra, diciamo. Domani è un giorno importante. Domani è un giorno importante per la politica italiana. Non si sa che cosa capiterà a destra e a sinistra, naturalmente. Vedremo là. Bene, grazie a voi della cortesa attenzione. Pausa pubblicitaria, lascio subito il microfono a Enzo Nicoletti per la chiusura. Ci vediamo dopo. Buonasera.